Exoratix, oggi ho scelto per voi Land Rover Range Rover Discovery Sport. Guardate che meraviglia in questa versione, con questo bianco molto particolare. Non so se riuscite a vederlo dallo schermo, ma è veramente molto bello, bellissimi i giochi di luce. Cosa dire, che le forme sono quelle tipiche appunto del Discovery, con questo frontale così imponente, con i doppi bump che troviamo appunto sul cofano, che ne definiscono i volumi. 2000 di cilindrata, 150 cavalli nel suo allestimento SE, alimentazione diesel, immatricolato a dicembre 2017, ha percorso però meno di 50.000 km. Trazione integrale, quindi possiamo veramente andare ovunque, per un consumo reale misto di 5,1 litri ogni 100 km. Andiamo subito a vedere la parte laterale, dopo aver scoperto il frontale col gruppo ottico anteriore che si allunga sulla fiancata con questa forma rotondeggiante davvero iconica. Non mancano i dettagli e poi abbiamo i cerchi che sono ovviamente in lega multirazza cromati, mentre se ci spostiamo verso la parte posteriore vediamo che abbiamo sistema d'accesso keyless e è molto pulita nelle linee. Abbiamo solo questa profonda scanalatura laterale sulla fiancata che definisce la volumetria, diciamo inferiore e superiore. Bellissimo anche la parte posteriore, anche qui riprendiamo nel gruppo ottico le dimensioni rotondeggianti, mentre il bagagliaio parte da 900 litri e arriva addirittura a superare, adesso vediamo se riesco anche ad aprirla, eccola qua, arriva anche a superare ovviamente quasi il doppio delle dimensioni, perché abbiamo davvero tantissimissimo spazio a disposizione. Lo scalino di carico è praticamente inesistente, davvero molto ben sagomato. Abbiamo anche la possibilità di accedere direttamente dall'abitacolo abbattendo la sola seduta centrale, appunto per un accesso diretto al bagagliaio. Presa da 12 volt e possiamo abbattere i sedili grazie a questi praticissimi tasti che troviamo proprio qui, le vette più che tasti, che troviamo proprio qui accanto. Mentre se ci spostiamo a scoprire gli interni, a partire da quelli posteriori, attacchi Isofix ovviamente per la sicurezza dei nostri bimbi alle sedute esterne, mentre se ci spostiamo anteriormente vediamo che le sedute sono in pelle e tessuto, tantissima la tecnologia a disposizione. Abbiamo il cambio a comparsa proprio al centro del tunnel centrale, eccolo qui, ovviamente in questo caso è automatico, e il freno di stazionamento è elettrico. Abbiamo tantissimi ADAS, sistemi di assistenza alla guida per viaggiare in totale comodità, e vedete quanto è ricercata la nostra plancia. Se ti ho un pochino incuriosito e voglio di scoprire altri dati ancora più tecnici, o magari voglio proprio di fare un test drive, corri subito sul nostro sito ratix.com per scoprire questa e tantissime altre autovetture subito disponibili e in pronta consegna. Exo